La vita è un dono. Mia madre mi ha sempre ripetuto questa frase fin da quando ero piccolissimo. Davide, vivi intensamente ogni singolo istante della tua vita perché è un dono. Mi sono sempre chiesto se la vita è un dono. I buddisti che credono nella reincarnazione, riciclare i regali, quella roba, no? Siamo d'accordo? La vita è un dono, no? Me lo diceva sempre. Io ci pensavo, no? Crescevo e dicevo, la vita è un dono, quindi è un regalo. E io con un regalo ci faccio quello che voglio. L'anno scorso per Natale mia zia mi ha regalato una sciarpa, l'ho lasciata lì sul comodino a prendere la polvere. Perché non posso fare la stessa cosa con la vita? La lascio lì, accanto alla sciarpa, a prendere la polvere. A parte che poteva anche informarsi sui miei gusti, non mia zia. Dio, dico. Sa benissimo che a me le vite non piacciono e alla fine non le metto mai, quindi non. Se la vita è un dono, quando nasciamo dovrebbero lasciarci lo scontrino. Te lo provi? Maschio, bianco, etero, Italia 2022, proprio quello che volevo, lo tengo. Donna, nera, lesbica, Alabama 1800, se non è un problema lo riporto, va bene? Ho tenuto lo scontrino, ce l'ho qui. Se la vita è un dono, dovremmo andare da ogni singolo bimbo africano che muore di fame e dirgli Abadul, l'importante è il pensiero, eh? Tutte queste frasi del cazzo, no? La vita è un dono, la vita è preziosa. Cosa vuol dire la vita è preziosa? Cosa significa? Esiste una borsa della vita? Scusami, sai dire quanto vale oggi la vita? Ma è salita del 3%, se sale ancora mi sa che domani vendo. Che cazzo vuol dire? Cioè, in generale non riesco a capire chi cerca di descrivere in modo univoco la vita, no? La vita di qua, la vita di là, il senso della vita, sto cazzo di senso, no? Bisogna trovare un senso, cerchiamo un senso, ma il senso potrebbe non esserci, beh, che senso ha cercarlo allora? Devi farlo lo stesso, è una questione di buon senso. Bello questo quadro, mi piace molto, ma quale potrebbe essere il senso? Mi piace molto la melodia di questa canzone, sì, ma le parole, qual è il senso? Ma magari non ce l'ha un senso, magari è bello e basta. Noi siamo ossessionati dal senso, no? Dai un senso alla tua vita. La mia vita non ha più senso. Soldi, Dio, carriera, progresso, piacere, famiglia. Gli assensi, noi ci facciamo proprio sesso con il senso. Cioè, ti fa senso? Allora, in generale lo spettacolo di Davide è bello, sai cosa? La parte sul senso, non ti è piaciuta? Non è che non mi è piaciuta, non ho capito il senso, non ce l'ha un senso, fine, basta. Anche perché, no. Anche perché poi non fai che andare in giro, incontrare persone che quel grande senso con la S maiuscola sembrano averlo trovato, no? Tipo i neopapà. Guarda, il senso della mia vita, mio figlio Richard, bimbo intelligentissimo, estremamente dotato, io con lui ho capito proprio che la mia esistenza ha un senso. E tu lo guardi in estrema difficoltà perché non sai come dirgli che il senso della sua vita si è appena cagato addosso. E che se il senso della tua vita si caga addosso devi cambiarlo, dove cambiarlo assume un significato ambivalente, devi cambiare il bambino e devi trovarti un altro senso, è un doppio senso, diciamo, ok? O quelli che credono nell'oroscopo, no? In ogni gruppo di persone c'è sempre almeno uno che ci crede, quelli a cui chiedi, ma tu credi veramente a questa roba? No, e loro scoppiano in una risata isterica, ti dicono, no, no, ma figurati, no, io lo leggo la mattina sul cesso per farmi quattro risate quando mi sveglio, figurati, no, 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 è che noi dobbiamo sempre leggere qualcosa sul water la mattina, noi Capricorno. Cioè questa convinzione per cui si abbiano delle affinità, un qualcosa in comune con chi è nato nello stesso periodo, o meglio ancora lo stesso giorno, non la capisco questa cosa. Anche perché io sono nato il 18 agosto. Secondo voi, io, Mika, Giuseppe I d'Austria, Roman Polanski e Gianni Rivera, abbiamo avuto una giornata simile? O gli artisti, la categoria che preferiscono, gli artisti, quelli che trovano il proprio senso col sacro fuoco dell'arte, no? Questi mitomani che salgono sul palco, no? Dal piedistallo e parlano alle genti, no? Del loro senso, perché loro hanno trovato il senso e gesticolano e si sbracciano con il. E che. E noi. Vabbè, dai.